vi prego di scrivere nei commenti cos'è che ne pensate di queste mod, se sono abbastanza fedeli o riprodotte abbastanza decentemente. Per il resto, modo... C'è una balena che ci sta inseguendo. 1000 like per questa cosa, 1000 like. Oh mio Dio, quanto è grande! È il doppio! Un saluto a tutti ragazzi, sono Wolf e benvenuti in questo nuovo video. Ci sono qui su GTA 5 per mostrarvi una nuova mod. E in realtà non sono una mod, ma sono tantissime mod incorporate che introducono appunto delle portaerei modificate che si possono portare su GTA. Ora ci stiamo schiantando verso il molo, quindi mi sembra un po' preoccupante. Però comunque abbiamo, vi faccio vedere, la possibilità di poter muovere. Ok, abbiamo la possibilità di poter muovere un affare del genere. Cioè, nel senso che tipo, sapete, di solito l'Aircadier che abbiamo, che si trova lì in fondo, sapete, più avanti, non è che si vede benissimo. Infatti l'unico modo per riuscire, diciamo, ad avere qualcosa, cioè ad averci a che fare, è semplicemente quello di... Perché va indietro? È un po' il mare che lo sposta, dovremmo ancorarlo, però vabbè. Perfetto, è ancorato, adesso non si muove più. Non si muove più, ho detto non si muove più, mi sa. Ok, comunque, là c'è una barca, uno yacht. Sì, uno yacht di una missione. Qua ci sta un sacco di persone, ci spariamo a tutti, veramente. No, non facciamo niente, ok, là c'è Gesù. No, ok, non spariamo a Gesù. Comunque, abbiamo la possibilità di poter far vedere tutte queste barche. Naturalmente questa qui è la prima, però volevo farvela vedere in un posto più carino, perché questa porta aerei è praticamente ripresa dalla porta aerei di GTA, che si trova lì in fondo. Per lì in fondo, naturalmente, intendo in questa zona qui del Deep Sea. Quindi ci butteremo lì. Infatti voglio andare lì perché voglio spawnarla lì, voglio vedere le differenze. In realtà dovrebbe essere uguale, però chi lo sa. Quindi scendiamo, guardate, qua ci sono anche le scalinate, tutto quanto carino. Ed eccolo qui il nostro, perfetto, possiamo buttarci? Ce la facciamo? No, ok. Questo affare lo lasciamo qui. Madonna, quanto è grande, ragazzi. Guardate che ombre ci fa. Ve lo faccio vedere già subito da adesso. Volevo solamente confrontare. Io vado lì solamente perché lo voglio confrontare. Non mi interessa nient'altro. Quanto è enorme! È enorme, ragazzi. E dentro ci sono anche gli interni. Però visto che sapete gli interni, oh mio Dio, guardala ancora. Guardala ancora, quanto è grossa. Un mattone, madonna. Ok, comunque lasciamo questa zona e andiamo. Madonna, guarda quanto è grande. Fa paura. È bellissimo, però io l'adoro. Nella serie delle drop zone ci saremmo dovuti, diciamo, mettere nella zona navale. Purtroppo nelle drop zone abbiamo preso solamente una porta aerei. Però vediamo se si può usare per fare qualcosa, perché naturalmente l'abbiamo tolta, diciamo, dai radar per evitare problemi, infatti, perché eravamo già stati tracciati. Se vi ricordate la serie delle drop zone, questa settimana non l'ho ancora fatta, quindi magari per il giovedì, venerdì faremo la serie continueremo la serie delle drop zone, perché almeno un episodio a settimana lo voglio portare. Quindi mi sembra giusto farlo, anche perché tutto questo ha un filo logico, quindi ne vale la pena farlo. Guardate quanta roba c'è qui. Comunque, per farvi vedere, questa qui è la porta aerei classica che voi vedete ogni giorno nei video. Infatti guarda che roba è, madonna. Vabbè, la lasciamo stare questa cosa. Per farvi capire, oddio, è più grande di questo, davvero. No, pensavo fosse simile più o meno. Invece no, guardate, è quasi uguale. L'avviciniamo, non troppo naturalmente, però l'avviciniamo. Guarda che roba. No, sono uguali più o meno. No, aspetta, vediamo un attimo. Li mettiamo a parità. Sì, sì, sono uguali. Sono praticamente uguali. E ora è preciso. No, aspetta, precisa lo dico io. Così, no, più vicino. Così è preciso, così è preciso, così è precisissimo. Ora naturalmente scendiamo, ci buttiamo. Cioè, non è che ci buttiamo, vedete, questa qui è le zoom dove siamo. Madonna, ci abbiamo ancora questa roba, togliamoci. Ok, usciamo da qui. Allora, questa qui è la nave più grande. Cioè, no, è uguale, oddio no, fermati. Non mi sono fatto male, però comunque questa qui è la grandezza delle navi, cioè sono praticamente uguali, ragazzi. Naturalmente l'ancoriamo perché sennò si muove sempre, non va bene. Perfetto, così va meglio. Guardate, qua abbiamo il trigger per sparare. Cioè, come si chiama? Antiaerea. Qua abbiamo tutto, guardate ragazzi, è tutto uguale. Cioè, ve lo dico, è tutto uguale. Guardate, trovate le differenze. A parte i jet, che comunque questa zona è tutta quanta militarizzata, perché appunto è quella lì delle drop zone, come potete vedere è tutta armata. Però comunque più o meno la similitudine è uguale. Cioè, guardate, qua c'è l'hangar esterno, qua c'è l'hangar esterno, qua c'è un altro hangar esterno verso la parte destra, e qua c'è un hangar esterno verso la parte destra. È similissimo. Infatti, cioè, è proprio quello, cioè, nel senso, questa affare sembra un elicottero, tra l'altro. Vabbè, comunque, proprio le stesse radio, tutto quanto uguale. È lo stesso modello. L'unica cosa che manca la bandiera americana. Ah, ci penso io a metterla, dai. Dove devo? Ah, è così lunga. Aia, ok. Ok, c'è la bandiera argentina, no. La bandiera australiana, no.
austriaca, no? Tedesca, brasiliana, questa non la carica nemmeno, cos'è? Canada? Non me la carica quella della Canada. Cinese? No, cinese col cavo. Colombiana non la carica. Croata, della Croazia, ok. Repubblica Ceca, me lo ricordo. No, sì, Repubblica Ceca, Danimarca, ok. Nell'England, ovvero, cioè, praticamente Inghilterra. Europea, Finlandia, francese, ancora tedesca, ungherese, irlandese, israeliana, italiana, giamaicana, giapponese. Oddio, giapponese ci sta perché avevo giocato un pochino a World of Tanks. Tipo, questa qui è Malta, maltese, messicana. Netherlands, Cape Netherlands, Alcledo, Metite Prat, sarebbe olandese. Netherlands, Nuova Zelanda, ok. Norvegia, Nigeria, ok. Non avevo detto Norvegia, ah, questa è Norvegia, ok. Infatti lo leggo sempre sotto, non so perché. Palestina, Polacchia, Polacchia? Si dice polacchi. Polacchi. I polacchi sono polacchi. Quindi Portogallo, Porto Rico, Russia, Scotland, sempre Inghilterra, Crypt, cos'è uno script per modifica? Slovacchia, Slovenia, Sudafrica, Sud Corea, non c'è Nord Corea, no, ti prego, se c'è Nord Corea mi metto a ridere. Svezia? Ah, bella sta, questa bandiera la loro. Ah, gli svizzeri, Svizzera, Turchia, United Kingdom, United States, ok? Wales, che sarebbero un altro stato dell'Inghilterra, ecco. È scomparsa... Che è scomparso il mio paese, oh. Ho appena messo ho appena messo la bandiera americana. Non va bene. Oddio, che è? Oh cazzo, mi sono scontrato con due aerei, maledizione. Sinceramente nel drop zone un intervento britannico o sinceramente da parte delle Nazioni Unite sarebbe stato comodo, però comunque non l'abbiamo mai fatto. Comunque stupendo, ragazzi, stupenda sta cosa, mi piace. Ok, e questo qui comunque la barca, naturalmente, se volete però vedere, oh mio Dio, perché è così inclinata? Vabbè, se volete vedere una barca più decente, andate da quella che è molto più accessoriata e tutto quanto. Abbiamo tantissime warship, ragazzi. Warship 1, no, warship 4. Warship 4 è crashato. No, non è vero, non è crashato, pazzesco, ce l'ha fatta, è stato un grande. Oh mio Dio, quanto è grande, è il doppio. Oddio santo, è gigantesca. Questa è la portaerei più grande, ancora, per dire, non so, non ne sono sicurissimo se è la portaerei più grande, però comunque, mettendola a paragone tra queste qui, porca vacca, è quasi il doppio. Wow, ragazzi, è una cosa stupenda, guardate, guardate, ecco dove siamo noi, madonna, è un... Aspetta, allora, ci sono quattro definizioni di... no, tre definizioni di veicoli d'armamenti navali, come si chiama. Uno è il cacciatorpediniere, il secondo è l'artiglieria, e il terzo è cacciatorpediniere, artigliera... Ah, non mi viene in mente. Cos'era, no? Non mi viene in mente, ce ne sono di più. Comunque questo qui è fatto da Dio. Guardate quanto è alto, tra l'altro. Oddio, mi sono schiantato. Ma per farvi capire, questo affare è enorme. Guarda che roba. Oddio. Ah, ok, perfetto. Accade da uno di questi. Mio Dio, cavolo, una ciminiera. Guardate che roba. Cioè è enorme, è infinita. Porca vacca. Cioè l'ingresso, no, l'ingresso retro non ce l'ha. Il Kek. Kegb. Purtroppo non ha interni. E quello lo grava tantissimo. Però c'è un esterno che è tipo un wow. Wow. Ragazzi, è enorme. E quindi mi fa piacere, cioè, sinceramente, è fatto veramente bene. Tra i due è meglio questo e questo. Questo qui ancora salva. Però questo qui è enorme. E mio Dio, cioè, mentirei se non vi dicessi che ne abbiamo altre migliaia. Oddio, ma un paracadute devo aprire per schiantarmi in acqua. Madonna. È scomparsa la pediniere. Però il fumo è rimasto. No, ok. Sì, il fumo rimane, non so per quale motivo. Abbiamo motivo di spawnare altri, eh. Il prossimo, ragazzi, è Warship. Sempre invece di 4, 2. Vediamo un attimo. Non è crashata GTA, dimmi di no. Dimmi di no. Se ha resistito una volta, ne può resistere due. Sì, infatti ce l'ha fatta. È pazzesca sta cosa. Comunque, abbiamo questo. Come si chiama? Uno è cacciatorpediniere. L'altro è artigliera, mi sa, qualcosa del genere. L'altro invece che nome ha? Allora, questa qui è un pochino più piccola. Ed è tedesca, tra l'altro, l'ho notato. La fermiamo un attimino, aspetta. Facciamola girare verso. E ne abbiamo altre. Oh mio Dio. Allora, questa qui è piccolina, eh. È piccolina, però molto accessoriata sembra. Quindi vediamo un attimo. Da dove scendiamo? Questa qui è proprio quella della seconda guerra mondiale tedesca, che si trova in World of Warships. Proprio veramente, ragazzi, non sto scherzando. Guarda, dove vediamolo va? Ok, salta. Oh, guarda che artigliere c'ha. Allora, allora questa qui mi sta. È un cacciatorpediniere proprio. Sì, cacciatorpediniere ci sta. No, ce ne sono quattro allora. Scusate, portaerei, cacciatorpediniere, artigliera. Poi l'altra non mi viene in mente, l'altra. Non ne ho idea. Comunque, questa qui è la versione, diciamo, più accettabile. Che è la versione del cacciatorpediniere, se non sbaglio. Se qualcuno ha qualcosa da ridire, me lo dica nei commenti. Perché non so, cioè, ci ho giocato pochino, eh. Ci ho giocato abbastanza, però abbastanza poco da essere intuitivo. E poi c'è
giocando un po' di tempo fa, quindi è un po' difficile riuscire a ricordare. Guarda le catene, che belle, le catene sono belle, ok, mi piacciono. Guarda quante portaerei. Allora, abbiamo tre portaerei qui, cioè no, due portaerei, e possiamo fare una flotta e attaccare Los Santos in questo modo. Lo prendo in considerazione per la serie delle drone. Guarda che catene, comunque ne abbiamo, madonna sti cannoni quanto sono grandi, mi stanno puntando addosso. Ciao, come va? E là, oh cavolo, sembra che mi sparino a me da un momento all'altro. Guardate che roba. Si può usare quella scala? Eh no, non si può, peccato. Vabbè, l'avrei usata molto volentieri. Però comunque abbiamo la possibilità di poterci muovere per tutto quanto lo scafo. Shaft, come si può dire, come si suol dire. No, non mi fa salire. Sì, mi fa salire, però madonna come sale, vabbè. E abbiamo, madonna ragazzi, questo qui è tutto artigliato. È un artigliere, non è un cacciatore beniniere. Ho un po' di confusione riguardante queste cose. Però guarda che roba, che cannoni c'ha. Che cannoni! Le casse di munizioni, cioè, fatto bene, fatto bene. Ci ce la fa? No, ok, perfetto. Pensavo ce l'avesse fatta, invece no. No, non è crociato, perfetto. Ok, ragazzi, oh madonna quanto è enorme. Da dove diavolo, lo guido io? Ah, ok, qui. Oddio, sembra il Titanic, per alcune cose. Comunque, wow, che roba è? Aspetta, possiamo salire qua sopra? Sì, possiamo salire. Questa è una portaerei giapponese, Ruyo, è per forza giapponese, dai. Non posso immaginare altro nome che... Madonna, che roba è? Metà portaerei e metà non so cosa. È una portaerei. Guarda come va, guarda come va. Ok, piotta. Comunque, questo affare è di sicuro, allora, come si chiama? Ruyo, 1944, Air Carrier. È una portaerei veramente, a quanto pare, secondo quello che c'è scritto. Mio Dio. Abbiamo un altro modello di questo carrier, che sarebbe il Hiryu. Sempre giapponese, voglio pensare, perché mi viene da pensare proprio che sia giapponese sto affare. Cioè, ho una strana presentimento. Guardate come va da solo, poi. Bello, va da solo anche. Sì, è giapponese. Guarda, qualcosa me l'ha fatto notare. Comunque, voglio vedere un attimino il davanti, perché naturalmente, ragazzi, la zona è grande. Abbiamo poco tempo perché tipo non si è visto tutto quanto. In realtà ce ne sarebbero ancora 5 tipo da far vedere. Non ho fatto vedere niente in pratica. Oh mio Dio, che cavolo. Aspetta, da qui ci si può buttare? Cosa bisogna fare? Madonna, guarda come va, guarda come va. La parte davanti è quella, quindi sta facendo retromarcia in pratica. Vabbè, noi intanto ci buttiamo. Ah no, col paracadute, madonna. E sto affogando, malissimo. Non è crashato, meno male. Guarda che roba. Allora, questo qui è di sicuro fatto bene, però è sempre un air carrier, sì? Aircraft carrier Iryu, sempre giapponese, voglio pensare. Infatti c'è la bandiera giapponese, già la vedo. Ok, e noi dobbiamo entrare qui dentro. Ok, siamo qui dentro. Diavolo, che casino è qui. Non si respira nemmeno. Fatemi togliere da qui. Fatemi uscire subito da qui, grazie. Qua si può salire invece? Ti prego di... Ah! Ok, si può salire, vabbè. In un modo... Oh, che cos'è questo? Una torre radio, una qualcosa. Oh mio Dio. È straepico questo. Va bene, ok, e un altro air carrier, è andato bene. No, mi sono spaccato l'osso del collo. Va bene, comunque, il funzionamento di questo air carrier è un air carrier. Oh mio Dio, cos'ha qui delle barche, delle navi? Che è uno sbarco in Normandia, veramente vero e proprio. In effetti, vi ricordate le isole... Madonna, guarda come balla, ok. Quali isole avevo fatto vedere? Avevo fatto vedere delle isole particolari, non mi ricordo come si chiamavano. Isole Wales, qualcosa del genere, ecco. E lì c'è stata una guerra tra Giappone, e quindi, cioè, magari probabilmente che sbarchino proprio direttamente. I soldati è probabile, quindi molto probabilmente è servita a qualcosa. Ma sta curvando, ragazzi, ma che cavolo è questo veicolo? Oddio, quanti altri abbiamo? Oh mio Dio, abbiamo altri 4, non finiscono più. Abbiamo il Warship 3, il Destroyer Type 34. Sembra finito. Intanto affoghiamo. Il Warship 3. Ok, non è neanche avuto problemi di crash. Guarda che roba. Questo è un torpediniere, non lo so. Guarda come va velocissimo. Ok, per essere un affare del genere, a 100 km. Ok, ora sta scendendo, fermiamo noi perché sennò ci schiantiamo. Però comunque, wow, vediamo un attimo com'è. Guarda che bello, tutto aperto. Oddio, stava a far male. In effetti eravamo a 50 km orari, quindi magari... Guarda, è un delfino quello. Visto che siamo nello spirito giapponese, spariamo a quel delfino. Vediamo l'è finito. Preso, ho preso un delfino. Ho preso un delfino, sì. Ora ce lo prendiamo. A casa. Non so se è atterrato qui dentro. Però comunque, nonostante ciò, questo affare è molto più impiegato per non so cosa. Guarda che... Non sono cannoni, veramente. Sono, boh, equipaggiamenti. Ah, ok, qualcosa c'ha, qualche arma c'ha. E ok, le armi ce le ha. Pensavo non ce le avesse. Infatti, no, ma è carino, assolutamente, però boh. È tutto pazzo, è tutto strano. La bandiera comunque è tedesca, quindi cioè, è di sicuro nazista. È ripreso da World of Warships, mi viene da pensare. No, c'è scritto solamente Destroyer Type 34. Non ne ho idea, ragazzi, di cosa sia, perché non sono informatissimo di aeronautica e tutte queste cose. Conosco persone che sono informatissime di queste robe, però io non sono quel genere di persona, quindi mi spiace non poter descrivere questo affare. Però comunque potete vederlo voi stessi, è enorme e sta andando all'indietro in una maniera pazzesca. Possiamo provare a spawnare un altro veicolo, sinceramente, perché siamo indietro.
leggerissimo. E la madonna, questo cos'è? Aspetta, questo qui è bello. Ah, ok, siamo arrivati alla top 3, ragazzi. Questo è il A12 São Paulo. San Paolo, in San Paolo, tipo. Ragazzi, ci stiamo per schiantare contro. Oh mio Dio, guarda, guarda che rischio, guarda che rischio. Oh cavolo, la barca è finita, la barca è finita. Ciao, ciao, barca, ciao, ciao, barca. Frena, no, Alfredo, frena io, devo... Ha trovato il muro, quello lì, poraccio. Guarda dove sta andando. Lo vedete voi? È affondato. Ragazzi, c'è una barca, è affondata. Diavolo, è finita. È scomparsa la barca. Eh no, eccola. Guarda, sono tutti morti. Non ci credo mai. Guarda, sta scappando. Oh cazzo, c'è uno squalo. Non è uno squalo, beato te. Però, oh, ma quanta vita c'hai? Morto, infatti. Appena l'ho detto. C'è qualche sopravvissuto? No. Sa di no. Ok, perfetto. Cioè, ma te, anche te che vai contro. Vabbè, colpa mia, ok. Ok, vediamo quest'altro veicolo. Allora, siamo nella top 3. Questo è fatto benissimo. Ci credo. Oh cavolo. Dove vediamo? Ok, a parte gli interni un po' strani. Wow, è giallissimo. Mi piace il giallo. E stiamo per sbarcare da quanto siamo vicini. Ok, comunque, perché è inclinato verso in fondo? Cioè così. Boh, non so. Comunque, abbiamo una bellissima visuale, ragazzi. Guardate che roba. Questo mi piace. È brasiliano, in teoria dovrebbe essere, no? Sì, brasiliano. Tu Brasile. Ok, perfetto. Brasiliano mi piace. Mi piace. Gli interni sono... non sono interni. Gli unici interni buoni sono questi qui dell'inter... cioè gli interni qui dove si può entrare, comunque vedere la zona. E questa qui è tutta quanta vetrata, mi piace tantissimo, sinceramente. Anche se non so quanto possa essere comodo per... Oddio, guarda questo mare ci sta uccidendo, ragazzi. Usciamocene da qui, vaffanculo. Ok, guarda come si butta, yeah! Ok, grande. Abbiamo altre imbarcazioni, Amazon, si chiama P120, Amazonas, ok, perfetto, non è di Amazon, però è Amazonas. Questo qui mi sa di averlo anche portato in alcuni miei video. Allora, sempre brasiliano, e voglio vedere però il primo qual è, voglio vederlo, da qui possiamo vederlo tranquillamente, ragazzi, il nostro veicolo, però, quanto è figo. No, questo qui è carino, dai, quelli brasiliani sono più carini, non so perché, e non so come funziona neanche il governo brasiliano, dovrei informarmi. Guarda che roba, ok, è carino, è carino, Pellegrino, ok, no, non conosco il portoghese purtroppo, ragazzi. Ok, quelli, se hai visto che, guarda, ho notato almeno io che quelli là tedeschi, cioè scusate, quelli brasiliani sono i più carini. Infatti voglio provare a vedere quello migliore, Bahia. Questo è il primo, non capisco perché sia il primo, però boh, può darsi che siano gli interni belli. Non mi sembrano belli questi interni. Scendiamo da qui. Ok, c'è un elicottero però. Oh, c'è un elicottero, si può guidare? No, non credo però. No, non si può guidare. Ah no, si può solamente andare qui. Questo qui è il comando praticamente. Ok, allora allontaniamoci, grazie. Guarda che carino. Allora, questo qui è carino. Fatto bene, ci sono anche gli estintori. Ed è... questa qui è la centrale di comando. Però comunque non si può guidare tramite quella. Abbiamo tutti quanti i radar. È carino, ok. Però non mi sembra quello che... cioè, non era quello che mi aspettavo sinceramente. Da un veicolo del genere. Però c'è degli interni, davvero? È da vedere. Ok, nel mentre va da solo, perché praticamente sta andando da solo come potete vedere. Infatti noi possiamo guidare, cioè verso la zona. E cos'era qui? Ho visto uno squalo, non mi sa che è un delfino, eh. Però vabbè, lasciamo stare, ormai ci siamo abituati che quello lì è uno squalo. Un delfino per me è uno squalo. Delfino uguale squalo. Piccione uguale a cibo. Ok, perfetto, l'abbiamo preso, perfetto. Questo qui è l'ultimo veicolo, ragazzi. E ha degli ingressi particolari. Non so per cosa viene usato. Naturalmente voi nei commenti ne sapete molto meglio di me, lo so benissimo. Quindi vi prego di scrivere nei commenti cos'è che ne pensate di queste mod, se sono abbastanza fedeli o riprodotte abbastanza decentemente. Per il resto, moddo! Mi sono spaventato enormementissimo. Perché c'è una barca? Cioè, c'è una balena che ci sta inseguendo. 1000 like per questa cosa, 1000 like. Perché una balena segue un'arma con un cargo? Perché? What the fuck, dude? What the fuck? Ok, ce la siamo presa. È scomparsa. Vabbè, non importa, succede. Mio Dio, ma che diavolo è successo? Ci stava inseguendo una balena. Non capisco il motivo. Infatti mi sono buttato. Ci stava inseguendo una balena. Per il resto, ragazzi, è stato stupendo. No, vabbè. Lasciamo stare, va, lasciamo stare. Ho detto tutto, quindi il video di oggi finisce qui. Come mi sto affondando la barca? Ma che cavolo? Il video di oggi finisce qui, naturalmente il link della mod in descrizione. Nel caso vogliate scaricare questa mod, noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da The Wolf e bella a tutti. Ciao!